truffe cripto, come evitarle. Ed eccoci qua in questo nuovissimo video, uno dei video purtroppo che non vorrei mai fare, ma ragazzi è importantissimo farlo. Man mano che le cripto diventano più mainstream, è normale che aumentino anche le truffe. E quindi bisogna assolutamente fare qualcosa, intervenire. Al di là delle piattaforme scam, ci sono tanti tipi di truffe che possono colpirci e rubarci i fondi. Proprio di recente è successo purtroppo a un membro della community di essere stato truffato. È successo anche a me tantissime volte, quindi veramente penso che sia importante capire come difendersi in queste occasioni. Allora, il problema con le criptotruffe generalmente sta in diversi fattori. Al di là delle criptotruffe, abbiamo detto appunto piattaforme particolari, che magari sono Ponzi piuttosto che, questi ci stanno ragazzi, capita, ci sono, bisogna fare chiaramente attenzione, e purtroppo anche le piattaforme più serie spesso possono rivelarsi dei Ponzi o delle truffe. Al di là di questo però andiamo ad analizzare quelle che sono invece le truffe più comuni e più facilmente risolvibili. Allora, andiamo subito in condivisione schermo, così ti mostro velocemente quali sono quelle più comuni e quelle più stronze, secondo me. Allora, tutti i siti che compaiono, che vanno a sostanzialmente copiare gli exchange. Quindi siti truffa. Non so se riesco a trovartene uno adesso, perché ne ho segnalati un sacco, soprattutto di KuCoin, ne ho segnalati veramente tanti, perché ce n'erano troppi. KuCoin aveva veramente troppe truffe. Vediamo se riesco a trovartelo. Allora, se mi si chiudono tutte queste cacchio di mail che mi si aprono di continuo, ragazzi, mamma mia, basta, mail. Lasciatemi vivere. Voi non le vedete, ma mi si continuano ad aprire 25 miliardi di mail qua sopra e non riesco proprio a far nulla. Allora, vi condivido immediatamente lo schermo. Ecco qua. Perfetto. Se io cerco KuCoin, vedo KuCoin.com, questo qui è ufficiale. Ora, mi usciva un po' di tempo fa qua sopra il KuCoin farlocco sponsorizzato. Allora, tendenzialmente quando vedete siti sponsorizzati di exchange, sto cercando di entrare in un exchange, Binance, KuCoin che sia, e leggo sponsorized qua sopra, non andate, non accedete, perché nel 99% dei casi è un sito scam che copia esattamente quello originale, ma in realtà è finto. Vediamo se lo troviamo. No. Allora, KuCoin. Vediamo se c'è qualcosa con Binance. No, perfetto, li hanno tolti probabilmente. Però ogni tanto ragazzi compaiono, bisogna fare attenzione. KuCoin exchange, forse mi esce. No, va bene, vuol dire che li hanno tolti, meno male, sono contento che li abbiano tolti. Quindi questa è la prima cosa veramente a cui fare attenzionissima. Seconda cosa, le mail. Controlliamo esattamente come per i siti, dobbiamo controllare i domini. Cioè, se io cerco KuCoin, il dominio è kucoin.com. Che cosa usciva in quei domini là? Ti usciva la sponsorizzata, quindi ti faccio tipo una pagina, no? Questa è la pagina Google, ti usciva sponsorizzata kucoin.com, però una volta che tu cliccavi sopra ti apriva la pagina di login identica in tutto e per tutto a quella originale, ma il dominio non era kucoin.com con il login, ma era xyzlcook eccetera. Realmente così,
solo che uno non ci fa caso. E quindi poi inserisci i dati, te li rubano e accedono al tuo conto e ti prosciugano. Funziona così. Quindi importantissima prima cosa andare a controllare sempre i link, non solo su internet, ma anche e soprattutto nelle mail. Nelle mail, ragazzi, arrivano un sacco di truffe, sia da parte di exchange, sia da parte di fantomatici partnership, referral, cose varie che ti vengono a chiedere. Arrivano delle mail, per esempio, ultimamente da Binance, delle mail perfettamente identiche a quelle che può essere una mail originale, perfette. Peccato che noi vediamo la mail, non andiamo a vedere il destinatario. Bisogna sempre andare a vedere il destinatario. Se cliccando nel destinatario io mi vedo binance@gmail.com, ragazzi, non è Binance. Binance usa email con dominio binance.com, cioè @binance.com. Questo è importantissimo. Bisogna andare a vedere i domini. I domini dopo le mail ci dicono effettivamente se può essere una mail veritiera o meno. Tutti gli exchange hanno un dominio e hanno delle mail personali. Quindi se io ho binance.com, che è il sito, la mail che mi arriverà sarà @binance.com. Poi c'è info, poi c'è account, managing, tutto quello che vogliamo, ma l'importante è la parte dopo, cioè deve essere binance.com, @kucoin.com, @maxc.com, @bingx.com. Ok? Quindi questa è la primissima cosa da fare. Perché? Perché poi andiamo a inserire i dati nella mail, ci dice clicca qui per andare a ripristinare, che cacchio ho fatto? Non lo so neanch'io. Comunque ci dice clicca qui per andare a ripristinare il tuo wallet o aggiungi i dati di identità. Molte stanno arrivando con aggiungi i dati di identità. Perché? Perché poi loro cosa fanno? Tu clicchi, ti apri il sito, metti il nome, il cognome, ti riscrivi le tue cose, i dati della tua identità, quindi carta d'identità, ste robe qui. A quel punto ti sottraggono i dati, accedono al tuo conto quello reale, te lo prosciugano e sei finito. Fine dei giochi. Quindi se succedesse una cosa del genere, mi raccomando, al di là di contattare l'exchange e renderlo noto, difficile che ci diano un rimborso. A volte lo fanno, a volte no. Comunque sia, si contatta l'exchange come prima cosa e vediamo cosa ci dicono. E si segnala la mail, in questo caso fasulla, truffa. Seconda cosa che si fa è andare immediatamente a contattare le forze dell'ordine. Bisogna fare segnalazione, dire sono stato truffato da questa mail, in modo che venga segnalata e la polizia postale può fare tutti i suoi interventi, che poi li facciano o non li facciano, ragazzi, vabbè, un'altra cosa. Però è importante comunque andare a segnalare, perché almeno l'indirizzo viene segnalato, viene bloccato il più tempestivamente possibile e si aiuta anche altre persone a non cadere in trappola. Terza cosa da fare è vedere se l'exchange ci compensa, ci dà qualcosa in cambio, qualche buono, qualcosa che vada a ricompensare comunque le cripto che ci sono state sottratte, i soldi che ci sono stati sottratti, oppure, altra cosa importante, nel caso in cui l'exchange non ci dia nulla, possiamo rivolgerci a chi si occupa di queste cose qui, quindi chi è specializzato in recupero, tra virgolette, crediti da truffe, scam nel mondo cripto. Ti segnalo in questo caso AFUE, che se ne occupa, sono molto bravi, è un'associazione che appunto si occupa di recuperare sostanzialmente i fondi per chi li perde nelle cripto truffe, da phishing piuttosto che. Queste sono le truffe più comuni, le truffe che avvengono uno tramite sito web, due tramite la email, quindi sito farlocco, vabbè, si capisce, poi email, poi andiamo alle altre che ci sono, email inteso come email dall'exchange, questo sito farlocco dell'exchange. Poi Telegram,
i vari gruppi segreti, compra la coin del momento, sta per partire questa coin, eccetera, eccetera. Ragazzi, no, non fidatevi di nessun gruppo. Anche nel mio gruppo spesso entrano, e anche qui devo dirvelo, mi raccomando, non cliccate nessun link che venga inviato all'interno del nostro gruppo Telegram che non sia da parte mia. O in genere io pubblico sempre su Telegram esclusivamente con il brand The Crypto Finance. Se vedete un messaggio che vi sembra un po' strano o un link qualcosa, voi andate comunque sempre a controllare l'hashtag, perché ogni utente ha il proprio nome. In particolare, ragazzi, se vi arrivano messaggi da parte mia, adesso io non li ho, dovrei andare a cercarmeli su Telegram. Vado un attimo a aprirmeli, vedere se vi riesco a mostrare qualcosa. Ma cosa succede? Che c'è un sacco di gente che si spaccia per me. Io non ho un canale grossissimo, stiamo crescendo, sono contentissimo, va bene, ma c'è tantissima gente che si spaccia per me, che dice di essere me, Stefano De Masi, e va a contattare le persone. Io non contatto nessuno, a meno che mi venga richiesto all'interno del gruppo o su YouTube di essere contattati, in quel caso vengo a contattarvi, ma non vado mai a contattare e dire fai così, fai cosà, cioè non esiste. Ad esempio, vediamo se riesco a trovarvi qualcosa, ecco qua. Questa cosa qui, spero Edo non si offenda, ma anzi, ci ha fatto un servizio pubblico top, quindi lo ringrazio. Allora, dove, non vi sto condividendo niente, ecco qua. Allora, qui Edoardo, un ragazzo molto attivo nel gruppo e che ringrazio, perché è sempre tempestivo, mi segnala sempre tutti questi siti che lo contattano da parte mia. Allora, non è questo, ma è questo, vedete qua. L'hanno contattato, The Crypto Finance, l'ha scritto. Ciao, da quanto segui il mio canale? Lui ha detto da un anno. Ora, già qui la domanda, io Edo ci sentiamo ogni tanto, condividiamo idee, quindi già questa domanda qui è un po' un punto interrogativo, no? Ok, qualche inconveniente sul mio canale? Cioè, che non ha senso, che cazzo di domanda è? Cosa vuol dire? Sei inciampato? Si è fatto male? Che cazzo vuol dire? Hai qualche inconveniente? E infatti lui giustamente ha detto, in che senso? Che cazzo dici? Allora, questo qui poi mi ha scritto, Stema, sei tu? No, non sono io. È una truffa, è una scam. The Crypto Finance, questo sito qua, è una scam. Il mio gruppo, poi non so se è andato avanti, non si vede purtroppo il nome, però ti vado a mostrare il mio gruppo ufficiale, il tag che ha il mio gruppo, il mio account su The Crypto Finance. Se lo vado a recuperare, c'è un 3 miliardi di cose, eccolo qua. Il mio account The Crypto Finance è, dove sta, questo è il gruppo, quindi io scrivo io sono un gruppo, non ti scrivo in privato, non può scriverti un gruppo in privato, quindi questa è una scam stupida, però questo è un gruppo e un gruppo non ti può venire a scrivere in privato. Nel momento in cui io vengo a scrivere a un utente in privato, sono io, sono Stefano De Masi, non sono il gruppo, quindi diffidate dai gruppi che usano i miei loghi, le mie cose per venire a contattarvi in privato, e soprattutto quando vi propongono roba, perché io non propongo assolutamente nulla. Io mostro quello che c'è da mostrare su YouTube o sul mio gruppo Telegram. Se ci sono opportunità, se c'è quello che è, io le vado a mostrare. Li ho denunciati, ridenunciati, la polizia postale non fa nulla perché tanto spuntano fuori come funghi, quindi c'è ben poco da fare, purtroppo. Però purtroppo, ragazzi, funziona così. Le pagine che ho io sono The Crypto Finance, che è la pagina dove non si può, dove è solo una pagina di condivisioni. Io condivido e arriva il link sostanzialmente al, cioè, i video, le varie cose che condivido, e poi il gruppo dove invece si può conversare, eccolo qua, in live. Questo è un gruppo di discussione gratuito sulle azioni, non me ne frega niente. Allora, come, chi cacchio è ECG? Allora, rimuovi, anzi facciamo così, report spam, poi rimuovi, questo intendevo, ragazzi, adesso, cioè, ce l'hanno fatto in live. Allora, rimuovi sto pirla, ECG si chiama, poi rimuovi,
andiamo negli, nei membri, se, da dove cavolo si vedono, non ho idea del, ah qua, ok, ECG, dove, vabbè, buonanotte, ci metto una vita a trovarlo, mi sa. Non c'è un tasto rapido. Vedete ragazzi, in diretta lo facciamo, proprio in diretta. Allora, ECG, sto facendo un casino di casini su casini, ok, ECG, niente, no, perché era il messaggio. Vabbè, comunque adesso me lo vado poi a cercare e me lo elimino. Quindi veramente attenzione, vediamo un attimo se ci sono Stefano De Masi, vediamo se scoviamo qualche, se scoviamo qualche mia truffa. Stefano De Masi trattino Crypto Italia, ok, eccolo qua in live. Allora, io ti mostro il mio profilo. Il mio profilo è questo. Questo sono io. Sono Stefano De Masi. Il mio username è chiocciola Stefano De Masi. Ci sono, vabbè, le mie foto. Sono contentissimo, fantastico, va bene. Sono Stefano De Masi. Questo è il mio tag. Quindi non accettare nessuno che non ti scriva con questo tag. Chiocciola Stefano De Masi. Questo qui chi è? Chi è sto qua? Questo qua penso che sia quello che ho già bloccato una volta. Guarda, tra l'altro mettono username e questo qua si linkano con il mio canale YouTube. Quindi se io clicco qua, vado al mio canale YouTube in teoria, no? Vediamo un po'. Ah, il link, esatto, infatti. Allora, questo qua si è già spacciato, penso sia lui, l'avevo già bloccato, si era già spacciato per me. Tra l'altro vi racconto un aneddoto divertente. Nel mio gruppo c'è anche la mia compagna, no? All'interno del mio gruppo. Non so come, questo qui ha pescato lei e gli è andato a scrivere in privato. Gli ha detto, ciao, sono Stefano De Masi. E, cioè, è proprio la sfiga delle sfighe. Cioè, non sei solo uno scammone bastardo estremo. Sei pure sfigato, lo fai pure male. Allora, cos'è successo? È andato... Ha scritto la mia compagna, ha scelto probabilmente una persona a caso, però sfiga vuole che su 270 membri è andato a beccare proprio la mia compagna. E gli ha scritto, ciao sono Stefano De Masi, non so se mi conosci. Lei allora mi ha mostrato e mi ha detto, Ste, ma che ti sei fumato? E ho detto, guarda che non sono io. Ah. E gli ho detto, vabbè, giochiamoci. Abbiamo scritto, non so se riesco a recuperare le conversazioni, te le mostro perché sono divertenti. E anche perché lui le scrivevo a me stesso. Anzi, scriviamoli qua, vediamo cosa ci dice nel frattempo. Scriviamoli e poi intanto ti racconto la storia. Ciao, sei Stefano De Masi, quello di YouTube, sono un tuo fan. Vediamo cosa dice. E vi aggiorno poi se risponde. Non penso, perché comunque vediamo, magari risponde. Allora, comunque dicevo, l'ha contattata, gli ha detto due cose e gli ha detto sì, ti seguo sul canale. Oh bene, sai, faceva un pochino il figo, il canale, sai, infatti. E tra l'altro comunque voleva spingere tra virgolette a fare degli investimenti, delle cose. Al che poi lei gli ha detto, io conosco Stefano, il mio compagno, e poi c'ero anche io che scrivevo, e lì poi è scomparso nel nulla. Però ragazzi, veramente, è assurdo. Io non pensavo ci fosse tanto scam in giro così. Ho visto anche, e qua vi chiedo una mano, quando vedete queste robe qui, segnalatemele, perché io così le vado a segnalare alle autorità competenti, perché ci sono tanti che si spacciano per me su tutti i social, da Instagram, Twitter, su Telegram, e quelli su Telegram sono i più pericolosi, su YouTube prendono i miei video, li ritagliano e li ripubblicano.
e poi ci mettono link a scam o a cavolate varie. Quindi bisogna fare veramente estremamente attenzione, perché questa roba qui, ragazzi, succede. Bisogna essere estremamente attenti, andare a controllare sempre i link ufficiali. Io li scrivo tutti i miei link ufficiali, il mio nome utente è questo. Questo è il mio Telegram personale ufficiale. I gruppi, i link ufficiali ci sono, quindi sono segnati. I link ai miei siti, ai varia roba, le mie mail, è tutto segnato in modo che voi non possiate cadere in trappola. Quindi fare estremamente attenzione. Vediamo se troviamo qualche altro Stefano De Masi in giro. Stefano De Masi. Allora, questo qui, vabbè, è finto. Non so se ce ne sono poi altri. Boh. Questo è il gruppo. Vediamo invece se cerco The Crypto Finance. Allora, chat e contatti. Purtroppo non è semplice per me cercarlo perché non vedo tutto. Allora, gruppo. Questi sono tutti i messaggi sul gruppo. Niente. Diventa difficile andare a cercarli, però quando vi contattano voi segnalateli, così riusciamo a smascherarli il prima possibile. Quindi, tornando alla nostra schermata di prima, abbiamo detto Exchange, abbiamo detto email, abbiamo detto Telegram. Cos'altro manca? I video YouTube. Quindi chi nelle descrizioni si spaccia per me ancora una volta o per altri, non cascateci quando ti mettono il referral, ti scrivono e vedi che è scritto, perché il vantaggio in questi casi è che spesso utilizzano un italiano che fa schifo. Cioè sembrano degli, non lo so, degli psicopatici che non sanno parlare, che ti scrivono delle cose senza senso in un italiano pessimo. In quel caso voi, ragazzi, sappiate che sono scam. Cioè è proprio palese. Quando vedete un italiano pessimo, ora io vabbè sono un po' dislessico quando scrivo, mi capita un sacco di volte, vi chiedo pazienza e scusa se a volte ci sono lettere invertite o cose varie, faccio qualche gaff, ci sta ragazzi, un po' la Luca Giurato, però se vedete proprio un italiano che non ha nessun senso, ragazzi, chiudete. Ah, ecco, a proposito, ve lo mostro ancora perché mi sono dimenticato dell'ultima scam, perché io non ce la faccio più a chiudere, perché ogni cacchio di video che faccio mi tartassano letteralmente con commenti e cazzate varie. Allora, vediamo se lo trovo sul mio YouTube. Vado a mostrare subito quelli che sono i commenti che non dovete neanche guardare. Lasciateli lì, scorrete, io li cancello, li segnalo, ma più li segnalo e più mi ricompaiono. Quindi non cagateli, veramente, non guardateli neanche. Allora, ti mostro i commenti, ecco qua, vado in condivisione. E così ti spiego anche in live, dove la penna qua, che cosa stiamo parlando con italiano a cazzo di cane. Allora. Qual è il modo migliore per guadagnare con il trading di criptovalute? Andare a studiare. Oh, ho fatto un sacco di soldi l'anno scorso commerciando con Karen Marvel. È davvero un professionista con le sue nuove strategie. Ecco, tutti questi messaggi qua, ragazzi, non cagateli, sono scam. Sono tutte scam. E Belinda Bruce, per favore, come posso mettermi in contatto con questa Karen? Ho davvero sentito molto parlare di lei. Belinda, devo cercare questo nome, quale piattaforma? Ho investito 4.000 e ho guadagnato 13.000 in soli 9 giorni. È davvero fantastica, con abilità straordinarie, ha cambiato il mio 1.3 cazzo italiano, cosa vuol dire? Ha cambiato il mio 1.3 BTC in 2.1. Grazie per le informazioni. Poi, il tuo canale mi ha davvero cambiato la vita, ho studiato e fatto ricerche sulle criptovalute per un po' e poi vai da Andrea Swan. Ok. Come posso ottenere investimenti più redditizi sul mercato? Dopo l'ultimo enorme calo ho perso molti soldi, bla bla bla. Io questi li blocco di continuo, ma continuano a scrivere. Quindi non cascate in commenti di questi, non cascate in commenti
che vi sparano e sono palesemente scam, quindi andate lontano, state lontani da tutta sta roba qui. Le truffe, ragazzi, ci sono, è facile caderci, anche se sei più esperti nel mondo è facile caderci, però con qualche piccolo consiglio, qualche piccola strategia che hai visto all'interno di questo canale, puoi almeno andare ad evitare, a ridurre le maggiori. Ti ringrazio per essere stato qui con me, spero che questo video ti possa tornare realmente utile e che ti faccia salvare un pochino di soldi e risparmiare, perché è importante tutelare i nostri fondi, quindi imparare come farlo. Pochi parlano di truffe online nel mondo cripto e invece io sono convinto che sia un argomento da trattare e da spiegare molto bene. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se sospetti di essere caduto o di stare per cadere all'interno di una truffa, piuttosto scrivimi nel gruppo, non disturbi, cercherò di darti una mano, di capire se è una truffa o meno. Ti ringrazio per essere stato qui con me, lascia like, iscriviti o non iscriverti, fai un pochino come vuoi tu, condividi il video invece, questo è importante perché mi permette di aiutare più persone a evitare queste truffe e questi grandissimi stronzi. Ti ringrazio, ci vediamo nel prossimo video.